Io intanto partirei da questa cosa del Gambrinus. Gambrinus è stata un'emozione, anche il riconoscimento di una carriera e poi il fatto che te lo sei trovato insieme a Spiro. Io non sono mai stato un personaggio mediatico, diciamo così, no? E quella sera lì, trovarmi lì, ero un po' emozionato, soprattutto emozionato perché ero a Spiro. Io Spiro lo considero mio maestro, sai? Spiro ha speso tutta la sua vita, è stata un continuo tendere alla trascendenza. E quel che serve lì per me è un maestro sul piano etico, culturale e alpinistico. È quello che dà il senso della mia vita, la fede. Fede che vuol dire fidarsi, fidarsi della parola di qualcuno. In questo caso la parola di Gesù Cristo, che è nostro fratello, è il nostro Signore, figlio del Padre Celeste. No, i monti, vedi, è un simbolo della trascendenza. A me mi piace guardare le montagne come delle immagini materializzate dell'ascendente cammino dell'uomo. Io non ho mai conosciuto il mio limite, no? Volutamente, perché non sarei andato, avrei mai voluto tirare la coda al gatto, no? Perché qualche volta si volta ti sgrifa, no? Ho sempre stato, ne ho sempre avanzato, insomma, ecco. Non ho mai voluto tendere oltre, no? Mi sono della stessa epoca di Cesare Maestri. Per me il maestro è sempre stato un punto di riferimento, ma non è sempre volersi bene, non è mai sempre stato in contesa con noi, no? Che sempre rispettai. Mica voleva bene, ma lui mi voleva bene, e ancora ne voleva, ancora siamo amici. Mentre Cesare, tanti amici si squagliai, perché quando è uno il primo, tutti corrono lì, no? È una logica delle cose, no? Quando non è più il primo, chi è che si ricorda del secondo che ha vinto il Giro d'Italia, per esempio? Tu si ricorda del primo, no? Ma del secondo, che l'inezia è la differenza, non si ricorda nessuno. Io. Il bivacco è una lunga meditazione, è il tempo di pensare, che invece la vita frenetica di oggi non ne lascia pensare, non ne lascia tenere a pensare. No? Ho fatto oltre 200 bivacchi, perciò se i ricordi si accavallano, si confondono. Sono stati bivacchi meravigliosi, con qualche bel terrazzino, magari con sopra uno strapiombo a riparo dall'eventuale acqua e così. Sono stati dei bivacchi fatti sulle staffe, dove che le staffe ti strozzano la circolazione del sangue, allora ti vedi le formiche ai piedi, no? E non ti vedi l'ora che vai a giorno. Però il bivacchi ti permette di gustare i tramonti e le albe, cosa che la gran parte della gente comune non ha mai visto né un'alba né un tramonto, vero? Non ho mai visto quando è che scomincia i piumi alborino e le ultime luci che si spegne nel cielo, non le ho mai viste, perché io sempre dormì fin tardi e andavo a dormire magari buon'ora oppure durante le notte addirittura, quando è che il tramonto le sta passando. Va bene. Grazie.